Buongiorno bambini e buon lunedì. Venerdì avevamo cominciato sul libro arancione a parlare della frase minima, ok? Oggi continuiamo con questo discorso. Innanzitutto però che cos'è una frase? Una frase è un insieme di parole, ok? Ok, ecco qua un bell'insieme di parole. La montagna, una scrive, mamma lettera amaro. Voi direte, ma questa non è una frase, perché è vero che è un insieme di parole, ma non ci dice nulla, anzi non ha proprio un senso logico. Per questo una frase, per essere tale, deve avere un senso logico, ok? Ora diamo a questa frase un senso logico, e cioè togliamo le parole che non ci servono. Ecco cosa esce fuori. La mamma scrive una lettera. Questa sì che è una frase logica. Per quale motivo? Innanzitutto perché ho eliminato le parole che non riuscivo a sistemare in modo logico. Montagna, ma a che mi serve? La parola amaro non mi serve a nulla. Forse le posso utilizzare per un'altra frase, ma qui non serve a nulla. Ma la logica della frase non è derivata soltanto dal fatto che ho eliminato le parole inutili, ma dal fatto che le ho messe anche in ordine. Perché se io avessi detto la lettera scrive una mamma, non aveva senso logico. La scrive una mamma lettera, continuava a non avere senso logico. Quindi una frase logica quando le parole tra di loro hanno ci danno un significato, ci comunicano qualcosa, ma hanno un senso logico quando sono al loro posto, al posto giusto, ok? Allora, per essere quindi logica, una frase deve avere minimo due elementi. Ci deve avere un nome. Il nome che cos'è? Una cosa, una persona, un animale, in questo caso c'è la mamma, e ci deve essere un verbo, in questo caso c'è scrive. La mamma scrive. Ecco che cos'è la frase minima, ok? La mamma scrive una lettera, è una frase già un po' più lunga, però la frase minima, cioè per essere logica, già bastano solo due cose, il nome e il verbo. Ora, il nome e il verbo fanno parte, sapete bene, del linguaggio della grammatica, va bene? Oggi noi invece cominciamo a conoscere un nuovo tipo di linguaggio, quello della logica. Noi ne parliamo sempre, c'è cioè il linguaggio della matematica, il linguaggio del coding, il linguaggio della grammatica. È importante anche quello della logica perché ci serve per ragionare sulle frasi, per comprenderne il significato, per scrivere frasi che quando le leggiamo hanno un senso logico, ok? Questo linguaggio della logica, diciamo che oggi noi apriamo un nuovo cassettino nel nostro cervello dove mettere tutte queste informazioni. Questo cassettino però non lo riempiamo tutto, ci mettiamo poche cose perché ci lavoreremo soprattutto in terza elementare. Nel linguaggio della logica, la mamma non si chiama più un nome comune di persona, ma si chiama soggetto. Scrive non si chiama più verbo scrivere, quello è il linguaggio della grammatica, si chiama predicato. Ma perché si chiama soggetto? Perché soggetto significa protagonista. Chi è il protagonista di questa frase? La mamma. E sta frase che predica, che ci vuole dire? Ci vuole dire che la mamma scrive. Infatti questo si chiama predicato. Andiamo a vedere un po' di frasi minime. La luna brilla. Chi è il protagonista? Chi è il soggetto? La luna. Che predica questa frase? Che ci vuole dire? Che brilla. Quindi, soggetto, predicato. Soffia il vento. Chi è il protagonista? Questa domanda è logica, cioè è un'analisi logica della frase. Soffia. Come soffia? Sta al primo posto? No, non ha importanza il posto della parola. La logica ci dice che il protagonista è il vento, soggetto. E che fa? Soffia. Quindi, quando noi andiamo a ragionare, dobbiamo farci una domanda. Di chi si parla? Chi è il protagonista della frase? Quello è il soggetto, che molto spesso il soggetto può sta pure in fondo alla frase, alla fine, ok? I leoni dormono.
Chi è il protagonista? Qual è il soggetto? I leoni. E che cosa fanno questi leoni? Dormono. Predicato. Ok? Queste sono tutte frasi minime, perché in realtà io poi le posso allungare. La luna brilla serena nel cielo blu, per esempio. Ok, io l'ho allungata la frase, però per essere logica, già mi basta fermarmi qui. Soffia il vento tra i capelli di Luisa. Ok? Posso anche allungarla, però io già se mi fermo qui ho fatto una frase logica, quindi minimo ci deve essere il soggetto e predicato. Ok? Allora, sentite bambini, queste cose, questa lezione voi ve la risentite un paio di volte e non dovete copiarla, va bene? L'unica cosa che dovete copiare è questa parte, utilizzando questi cerchi e scrivendo ogni volta il soggetto e il predicato, e poi copia solo questa pagina e continua tu con altri 10 esempi. Quindi sul quaderno voi fate altri 10 esempi. Ogni volta però dovete cerchiare e spiegare se è il soggetto o il predicato, ok? Non è detto che il soggetto lo dovete mettere per forza all'inizio, può essere anche dopo, va bene? Allora fate altri 10 esempi. Quindi lo ripeto, copiate questo e continuate il lavoro con altri 10 esempi. Le pagine di prima non le dovete copiare, dovete soltanto riascoltare. Dopo aver fatto questo lavoro, però, andiamo a prendere il libro celeste. Eccolo qua. È da tanto che non ci lavoriamo. E con la matita vedo che qualcuno fa le attività con la penna sul libro. Cercate di usare la matita, va bene? E qua praticamente ci sono una serie di esercizi su tutto quello che abbiamo spiegato. Allora, il primo lo facciamo insieme, va? Mi è caduto il pennarello. Allora, il bambino gioca in giardino. Ecco che Milo ha fatto una bella frase, ma qual è la frase minima? Il bambino gioca. Punto. In giardino è una cosa in più. Individua e scrivi la frase minima. Il cane dorme davanti alla cuccia. Di chi si parla? Del cane. Che fa? Dorme. Ecco la frase minima. Il cane dorme. Questa è la frase minima. Qui invece che devi fare? Scrivi tu alcune frasi. Farete voi delle frasi minime, ok, sul libro. Poi che ci abbiamo qua? Individua e scrivi il soggetto e predicato di ogni frase. Splende la luna. Ok, il soggetto di chi si parla? Della luna. E che fa la luna? Splende. Vedete che il soggetto qua non sta all'inizio, eh? Ma chi è che me lo fa scovare? La mia logica, il mio ragionamento. Completa con il soggetto o il predicato. Le stelle, soggetto, che fanno? Quindi qua manca il predicato. Ruggisce. Questo è un predicato perché è un verbo. Ma chi è che ruggisce? Il topo? Va bene qua il topo? Soffia, questo è un predicato perché è un verbo, ci manca il soggetto, va bene? Questi sono i lavori di oggi, bambini. Comunque la lezione risentitevela un paio di volte, ok? E ci vediamo presto. Baci!